Cosa accade alla tua sicurezza sociale se fai il pendolare tra due paesi dell'Unione Europea? Hai intenzione di lavorare in un altro paese dell'Unione Europea? O in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera e di tornare ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel paese in cui risiedi? In questo caso, cosa accadrà alla tua sicurezza sociale? La sicurezza sociale comprende, ad esempio, l'assistenza sanitaria, l'assegno di maternità o paternità, gli assegni familiari e di disoccupazione e i diritti pensionistici. Beh, innanzitutto ricorda che un solo paese per volta è responsabile della tua sicurezza sociale e di norma è quello in cui lavori e in cui paghi i contributi. Per esempio, Michael è un ingegnere che vive in Belgio ma che ogni giorno fa il pendolare per recarsi al lavoro nei Paesi Bassi. Ciò significa che i Paesi Bassi, dove paga i contributi, sono responsabili della sua sicurezza sociale. Michael, quindi, ha diritto all'assistenza sanitaria nei Paesi Bassi, ma ha diritto ad un'assistenza sanitaria completa anche in Belgio, il paese in cui vive. A questo scopo, Michael deve richiedere all'autorità sanitaria olandese il modulo S1, che potrà poi utilizzare per registrarsi presso le autorità belghe. Dietro le quinte, i Paesi Bassi rimborseranno il Belgio per l'assistenza sanitaria fornita per conto loro. Ma che succede se Michael perde il lavoro? Beh, dovrà iscriversi presso il servizio per l'impiego e richiedere il sussidio di disoccupazione nel suo paese di residenza, in questo caso il Belgio, e non nel paese in cui ha lavorato e in cui ha pagato i contributi fino a quel momento. I servizi belgi per l'impiego decideranno in merito alla sua richiesta, applicando la normativa belga, ma tenendo conto dell'ultimo stipendio percepito da Michael nei Paesi Bassi e, se necessario, dei periodi in cui Michael ha lavorato in un altro paese dell'UE, più Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera. Michael può far certificare i suoi periodi lavorativi all'estero in un modulo U1. Ad esempio, per l'ultimo periodo di lavoro nei Paesi Bassi deve richiedere alle autorità olandesi il modulo U1. L'altra buona notizia è che se Michael vuole cercare lavoro nei Paesi Bassi può iscriversi anche presso l'ufficio per l'impiego olandese. Tuttavia, deve continuare a comunicare con le autorità belghe, ora responsabili della sua sicurezza sociale, che comprende l'assistenza sanitaria, gli assegni familiari e, se ne ha diritto, il sussidio di disoccupazione. Il coordinamento a livello di Unione Europea dei regimi di sicurezza sociale ti permette di muoverti liberamente in Europa senza perdere i tuoi diritti di sicurezza sociale. Coordinamento dei regimi di sicurezza sociale. L'Europa si muove con te.